buonasera, ben ritrovati. Che fine ha fatto la mia musica? Il mio regista, come sempre, è nel pallone, chissà cosa pensa. Comunque, inizia una nuova puntata di Dodicesimo in Campo. Di che si parla questa sera? Beh, di un sacco di cose. Tra l'altro vedremo delle immagini veramente molto spettacolari che arrivano dalla Germania. E poi vedremo qualche immagine che arriva da Modena, dove i tifosi del Modena hanno organizzato il funerale del Modena. Insomma, avremo modo di parlare di questo e di molto altro in questa puntata. Lo faremo con i nostri ospiti, ma anche con il mio aiutante di questa sera, del bentornato Stefano. Buonasera Milva, ciao a tutti. Grazie per essere con noi. Saluto gli ospiti che ci tengono compagnia. Lui è presidente di un'associazione di tifosi per il Brescia, grande appassionato di calcio. Con noi c'è Alessandro. Buonasera. Ciao Ale, ciao, bentornato. Buonasera. Ciao, grazie. Prego. Altro ospite invece arriva dalla Germania, è già stato nostro ospite in altre occasioni, molto impegnato sul fronte della controinformazione, anche nella lotta contro la repressione. Con noi c'è Kai. Ciao Kai. Buonasera. Bentornato anche a te. Grazie per essere arrivato con noi. Stefano, ricordi tu cosa bisogna fare per contattarci? Potete contattarci tramite WhatsApp o SMS al numero in sovrappressione, che non vedo ancora comparire, ma comparirà. oppure seguirci e commentare, seguirci in diretta e commentare sulla pagina Facebook di Dodicesimo in Campo, oppure seguire la diretta streaming sul sito seilatv.com. Ecco, abbiate pazienza, ma abbiamo un regista innamorato e quindi ogni tanto va bene. Che si dice in Germania, Kai? Pausa nazionali, grande noia, quindi fanno le loro battaglie e vivono il calcio, anche lì tutto un sospeso per il momento. Ma sai che cioè, lì è un po' diverso, no, rispetto all'Italia, presumo che tu lo sappia. E leggevo un articolo che riguardava il Borussia Dortmund, intanto i prezzi. Perché abbonamento 186 euro mi pare, insomma un prezzo, cioè, ce lo sogniamo in Italia, in Serie A, poi anche i prezzi dei biglietti singoli, ci sono dei prezzi che sono davvero popolari rispetto all'Italia, perché da noi credo che il caro prezzi sia un problema non indifferente, so, vai in, c'è in trasferta, biglietto del settore ospiti va dai 25 ai 40, 50 euro, che per me sono cose allucinanti, veramente. C'è la faccia del riportiamo le famiglie allo stadio. In Germania c'è una politica diversa proprio. Allora, intanto un certo percentuale deve essere riservato ai posti in piedi per evitare il modello inglese, perché il calcio viene vissuto come una cosa popolare e le varie parti si impegnano a mantenere questa specifica popolare, rendendo gli stadi accessibili a tutti. Proprio da Dortmund era tanti anni fa partito una specie di movimento Kein Zwanni für ein Steher, niente 20 euro per un posto in piedi, soprattutto per le trasferte, perché anche lì ovviamente qualche società ha cercato di sfruttare le masse di tifosi che girano ogni weekend anche in trasferta e hanno cercato di alzare i prezzi, causando boicottaggini vari e proteste varie. E comunque adesso siamo in una situazione che, nonostante i crocchi guadagnino molto di più, pagano molto meno per entrare allo stadio. Eppure in bellissimi stadi come l'Allianz Arena a Monaco, a Dortmund, per ben sotto i 200 euro ti fai l'abbonamento e hai tutte le partite. Ecco, vedi, lui diceva i crocchi guadagnano tanto, si chiama crocco da solo. In Italia invece non si guadagna un granché. Perché poi una buona parte va in tasse. In più il biglietto costa caro. Se lavori. E il biglietto costa caro. Noi nel nostro piccolo abbiamo visto quest'anno c'è stato un notevole incremento già rispetto all'anno scorso, ad esempio, dei prezzi. Sì, sì, beh, i prezzi sono cambiati nettamente. Ma è sempre una questione culturale, è sempre una questione di storie, è sempre una questione di leggi. Qua esiste una fortissima cultura verso lo stadio, una cultura popolare, dei gruppi organizzati, delle tifoserie, eccetera, però di contro hai una mancanza totale di normative e soprattutto non hai nessun tipo di visione e di programmazione, perché qua sono sempre state fatte norme e leggi a fronte di fatti accaduti e non tanto di
programmazione per riportare la gente allo stadio. Ma poi, ora sicuramente anche in Germania comunque la parte economica è importante, cioè lo è per tutti, non è che lo si faccia per beneficenza, però intanto c'è una netta differenza perché lì è il 51% che deve essere dei tifosi. Nessun socio può avere più del 50% per avere, diciamo, una maggioranza legislativa, quindi il 51% deve sempre rimanere nelle mani di variati soci. Quindi andiamo al termine della parola società, si chiamano società, anche le società calcistiche in Italia, dove in realtà non lo sono. In Germania di base sono nati come società, cioè noi tutti potremmo in teoria diventare socio del Borussia Dortmund, volendo, ottenendo un voto. Questo è l'importante, non che io sono socio e lascio i miei soldi lì, ma perché io posso, tramite il voto, che posso anche delegare a delle associazioni ovviamente per avere più peso, io posso indirizzare, manipolare, avere un'influenza sul corso di una società nel quale sono non solo tifoso passivo ma anche socio. Quindi questo elemento creativo io lo trovo alla base di tutto quello che va bene in Germania. E da noi ormai quasi tutto è diventato business nel mondo del calcio, non solo, però stiamo parlando di quello. E leggevo un'intervista fatta al, non so se è il socio di maggioranza del Dortmund, ora non saprei dirti se è il presidente, che diceva che non venderebbero mai a cinesi o arabi, diceva, a parte il fatto che non potremmo farlo perché comunque i tifosi non vorrebbero, cioè, come spiegavi tu, nessuno ha la maggioranza assoluta, quindi non potrebbe farlo. Però diceva, non lo faremmo comunque perché, dice, è vero che se arriva, adesso van di moda i cinesi e gli arabi che comprano le squadre, hanno i soldi e magari ti portano in Champions, però è vero anche che se da noi il calcio è così popolare, così tanta gente lo segue, nel caso del Borussia Dortmund, ma penso valga anche per le altre, proprio perché la gente si riconosce in quella squadra, in quei colori, nel proprio nella territorio, nella storia. E quindi togliendo quello, cioè, perderebbe, cosa che invece da noi sta accadendo. Perché, da noi si va a miglior offerente. Cioè, cinesi arabi, con tutto il rispetto per i cinesi e per gli arabi, sì, per amore del che cielo. Però sicuramente c'è un cinese che... Però che come fa a conoscere un tessuto locale che poi è alla base di tutti i settori giovanili, sono gli accordi con le società satellite, quindi con le società della provincia, cioè, vabbè, Brescia è un capitolo... Ecco, sì. A parte perché è stato... Doloroso. È stato devastato completamente. Quindi. Io sospetto anche in alcuni casi che questi fondi esteri nascondano dietro un rientro di capitali o delle operazioni non chiare, comunque, perché mi risulta molto difficile pensare che un tizio dall'Indonesia, vabbè, a parte due società forse, che hanno una pila internazionale a livello di merchandising, è molto difficile. Sì, a volte quando c'è magari un interesse che va oltre al calcio, che può essere ad esempio lo stadio, ecco, allora magari effettivamente possono investire dei capitali perché possono avere un ritorno di un certo tipo, ma se non c'è nemmeno lo stadio nel progetto, io mi chiedo un cinese o un indiano o che cosa viene a fare a Brescia, a Bergamo, a Milano, ecco, in altre città. Sicuramente non c'è comunque l'interesse, cioè io dubito che un cinese che voglia comprare, che so, Brescia, visto che è la mia squadra, abbia poi interesse, sia tifoso del Brescia e si sia innamorato del Brescia, lo dubito fortemente. Poi ci sono due correnti di pensiero anche tra i tifosi, c'è chi dice, vabbè, a me non me ne frega niente di chi lo compra, di quello che succede, io voglio solo vincere, non me ne frega niente di tutto il resto. C'è invece la corrente di pensiero che è molto più radicata negli ultras, non solo in loro, però sicuramente in loro sì, che è quella che dice, no, per me il risultato conta, ma fino a un certo punto conta di più mantenere comunque la tradizione e mantenere quello che dovrebbe essere lo spirito alla base del calcio, così come è nato, uno spirito popolare. Anche perché un attimo che ti cambiano il marchio, se ce l'hai, perché magari alcune società l'hanno già venduto, ecco, ti cambiano i colori, ti cambiano i colori sociali, tutto per una questione di marketing. Invece questi sono i colori sociali, marchio, eccetera, sono alla base di una società calcistica, per i suoi tifosi ovviamente. Possiamo fare benissimo anche l'esempio con nome e cognome, l'Austria Salisburgo, esatto, o
leggermente diverso, il Red Bull Lipsia sono casi assolutamente da evitare, perché quello che hai detto prima, un club radicato nella sua tradizione, nella regione, nelle vite di tutti quelli che lo seguono, non può essere sostituito da un esempio di, cioè, da una associazione di puro marketing che cambia il logo, che cambia la denominazione societaria, cambia stadio, cambia colori sociali ed è lì e magari vince anche, ma cosa rappresenta un Red Bull Salisburgo? Cioè, oltre fare pubblicità gratuita per una bevanda, non, cioè, al di là non rappresenta niente, non ha una storia, non è radicato da nessuna parte e molto probabilmente se tutto va male con il Red Bull lo vendono a qualcuno o lo fanno fallire perché non gli interessa niente. Certo. Cioè, una pubblicità magari funziona 10 anni e poi non funziona più e lo mollano. Storia è un'altra cosa. Hai qualche messaggio da casa, Stefano? Sì, ma allora, bellissima la trasmissione, messaggi, bellissima la trasmissione, bellissima la conduttrice, grande gruppo 1911, Beppe. Grazie, Beppe. Buonasera, anche le piccole squadre non scherzano. Spal 35 euro, Chievo 28 euro, Sassuolo 30 euro, saluti da Roma. Ah, però! Ma la più ladra d'Italia, la Roma, 50 euro. Ah, però! Ma invece, dai, cioè, è un furto, eh? Un furto legalizzato. Abbiamo da Facebook una vecchia conoscenza, Emanuele Filippini. Grande Milva. Grande Emanuele. Grande Emanuele. Silvano, il calcio italiano prende esempio dal calcio tedesco, prezzi popolari, tifo libero, no al calcio moderno, no business. Giancarlo, Lega Italiana e FGC, cancro del calcio. Insomma, dai. È un'opinione personale. A volte condivisa. Angelo Citterico, siamo sempre alle solite, lo ripeto ancora, la parte sana del calcio sono gli ultras e altri messaggi di supporto a questa tematica, appunto del caro prezzi. Allora, saluto Emanuele Filippini, che ha giocato nel Brescia, uno dei due gemelli Filippini, credo se lo ricordino tanti. Ciao Emanuele, anche perché in questi giorni abbiamo avuto un cambio di allenatore, sono fatti tanti nomi, non quelli di Filippini, quelli di qualche altro bresciano, sì. Però vabbè, poi una storia che affronteremo magari in futuro, però ti saluto caldamente. Spero che magari tu ci venga a trovare prossimamente. È vero che per i filippini arrivare in terra bergamasca è difficile, però. Allora, vi devo fermare, vediamo un servizio che riguarda un'iniziativa, una serie di iniziative portate avanti in Germania proprio con il tuo supporto in favore di Antonio Speziale. Adesso cambio un attimo argomento perché 2 settimane fa noi abbiamo avuto ospite il signor Roberto che è il papà di Antonino e ci spiegava che anche in Germania i gruppi sono stati molto sensibilizzati e ci spiegava proprio che in questo caso eri stato tu determinante. Ora io faccio vedere il servizio, abbiamo messo insieme una serie di foto e tanti striscioni, sono diverse tifoserie tedesche, anche alcune austriache e poi magari parliamo con te di quello, insomma, di come sono andate le cose. Permettetemi solo di fare qualche saluto prima perché insomma, noi abbiamo parlato nelle scorse settimane del fatto che essendo caduta la testa del tifoso ed avendo aperto le trasferte c'è un rinnovato entusiasmo anche da noi e nel nostro piccolo il nostro gruppo insomma, sta crescendo, no, sì, Stefano? È cresciuto. È cresciuto notevolmente negli ultimi mesi, ma proprio di numero. Esatto. Perché insomma, ci sono dei nuovi arrivi, esatto. Cioè i ragazzi nostri si sta andando un grande affare. Per i crepitari. Quando non gioca il Brescia... Giustamente. Non guardano la TV. Giustamente. E quindi mandiamo un po' di saluti, no Stefano? Esatto, io saluto la Vale, saluto Manuel che a cui è appena nato Mattia e saluto Rivo a cui è appena nato il figlio. Giulio. Mi ero dimenticato. Fabio aveva appena no, lui. Perché ci dimentichiamo sempre che la parte difficile insomma, non la fanno no, gli vabbè, uomini. Però siamo contenti, insomma il nostro gruppo cresce notevolmente, sono molto, insomma, si sta andando un grande affare, bravi così ragazzi, continuate così perché c'è bisogno di futuro. Va bene, basta, mi fermo, c'è la pubblicità, poi vediamo il servizio. Tra
Pattoni Marmi SRL, una realtà moderna con 50 anni di esperienza, specializzata nella lavorazione di ogni tipologia di pietra naturale ed artificiale provenienti da tutto il mondo. Realizza materiali per l'edilizia e l'arredo in genere con la massima attenzione alle esigenze della propria clientela e alla ricerca del miglior risultato. Vieni a trovarci ad Almine, in via Bergamo 14, o visita il nostro sito trapattonimarmi.it.
Beh, l'ultima foto che abbiamo visto riguarda il calendario che era stato fatto 4 anni fa, nel 2013 mi sembra. Sì. Era stato fatto per sensibilizzare un po' l'opinione pubblica, per insomma tenere viva la notizia? Per svariati motivi. Avevamo tutte queste belle foto dei striscioni da tutta la Germania, Austria, Svizzera, e volevamo fare qualcosa di bello, e in più abbiamo maggiorato leggermente il prezzo per dare un sostegno anche solo simbolico, che abbiamo poi consegnato a Giuseppe Lipera, che è l'avvocato. L'avvocato del ragazzo, per fare qualcosa di concreto. L'idea era nata dai striscioni per portare questa cosa, di cui ovviamente anche le media in Germania non raccontavano più di tanto, un po' nel pubblico, cioè nei stadi, così la gente poteva vedere. E siccome in 2 o 3 settimane erano apparsi striscioni pro speziale in quasi tutti gli stadi, dalla A alla C, la gente chiedeva, faceva domande, e potevamo fare un po' di controinformazione su quello che era successo purtroppo al ragazzo. Intanto salutiamo il signor Roberto che ci segue sempre, come sempre un in bocca al lupo sia a Antonino che a Daniele, si chiama Michele, tutti e due in questo momento sono ancora detenuti, però è stata una bella iniziativa e credo che insomma tu sei stato un po' il liaison per cercare di organizzare tutte queste cose. Sicuramente non si riduce tutto alla mia persona, certo, non certo, voglio, certo. Cioè, ma sicuramente ero quello che ha raccontato questo caso. Il mio blog addirittura era nato con il caso Sandri. Non avevo buttato lì un articolo su Sandri perché io non, all'epoca non ho ancora capito le cose che succedono in Italia, che per me come tedesco erano completamente alieni. Io non ho, ero abbastanza incazzato all'epoca e cominciavo il blog lì e ho capito che tantissimi ragazzi tedeschi guardano l'Italia come paese del movimento ultras. Poi ovviamente se uno vuole raccontare bene l'anno 2007, ovviamente ho parlato anche, ho scritto anche dei vari vicitudini processuali di speziale, cosa era successo. Nel 2011 andavamo giù realizzare un documentario sulle curve italiane per la ZDF, che sarebbe la nostra Rai 2. Strano, anche la TV in Germania paga queste cose. Vabbè. Senza darci dritte, ci mandavano con un budget in tutta l'Italia a raccontare le problematiche delle curve, cosa era successo, cosa non è successo. Eravamo giustamente anche a Catania a incontrare l'Ipera speciale stesso, che all'epoca era libero prima del terzo grado. Sì. E ovviamente i suoi ragazzi, curve, abbiamo lì credo avuto il più grande impatto, perché tantissime persone hanno guardato questo documentario e speciale, il caso speciale. Poi abbiamo ovviamente anche incontrato il padre e il fratello di Sandri, ma comunque il tutto girava attorno a quell'anno 2007, l'abbiamo raccontato lì. E sì, da lì più o meno è nata l'idea di, cioè dobbiamo fare qualcosa. Ma più che altro non perché io ho detto voi fate striscioni, perché così non funziona, certo, perché chiaro. La gente mi chiede cosa possiamo fare. C'è una cosa allucinante che succede lì in Italia, nel centro dell'Europa, e nessuno ne racconta. Dobbiamo fare cose, e così sono nati i vari progetti, chi ha stampato anche t-shirt e venduto quel calendario, tutte queste cose. Ecco, t-shirt che da noi sono proibite, perché la t-shirt con speciale libro, speciale innocente è quella è proibita. Il giro delle televisioni da sì, noi, quella sì. Non i reportage. Quella sì,
ma in maniera purtroppo negativa, perché certo. rischi la denuncia addirittura per esprimere un pensiero. Ne abbiamo già parlato con il papà di Roberto, cioè, e mi stupisce ogni volta capire come i paesi, ora parliamo con Kai che è tedesco, ma credo che potremmo parlare anche con rappresentanti di altri paesi che probabilmente ci vedono come degli alieni. Perché le cose che succedono da noi, dubito che succedano in altri paesi democratici. Ecco. Comunque un saluto alla signora Speziale, continueremo a parlare di questa vicenda ogni qualvolta che ce ne sarà occasione. So però che ci sono tanti messaggi, vero sì, Stefano? Vabbè, ricollegandoci all'argomento di Speziale, giustizia per Speziale Micale, la legge purtroppo non è uguale per tutti. Poi riguardo le trasferte, dicono che le trasferte sono libere, ma a Roma, Napoli è vietata la trasferta. Saluti da Roma. Mi sa che anche i tesserati, se ho capito bene, proprio chiusa, credo. Poi ci sono alcuni messaggi di solidarietà riguardo all'argomento del Boccia. Sì, gli facciamo un in bocca al lupo, ora non voglio entrare nello specifico, però in bocca al lupo sicuramente. Poi un messaggio riguardante sempre i prezzi, a Milano, sponda rossonera, i prezzi sono abbastanza contenuti per le curve, con le squadre di bassa fascia sono 15 euro, mentre con le altre di alta 25. A onore del vero, il derby, se non ho visto male, è a 40 euro. Sembra anche a me di averlo visto, però lo chiediamo a chi ci ha scritto perché magari abbiamo visto male. Chiedo conferma. Tra l'altro so che i milanisti, adesso io non so se chi ci scrive sponda... Sponda rossonera. I milanisti si sono battuti tanto proprio contro il caro prezzi, l'hanno fatto per tanti anni. Poi un messaggio che riguarda anche il nostro ospite, altro che modello inglese, il modello da seguire è quello tedesco, onore alle tifoserie teutoniche per la loro mentalità. Poi abbiamo da Facebook, vivo a Londra da anni e dico senza dubbio che il modello inglese non è quello da seguire, prezzi alti e quando vado allo stadio qui mi sembra di essere a teatro e mi annoio, in Italia dovremmo seguire il modello tedesco, mentre invece ciò non accade ed è sempre più difficile per le famiglie andare allo stadio, a Udine tra 10 giorni il biglietto del settore ospiti sarà di 55 euro, con ridotto non previsto. Ah però... E i gruppi organizzati della curva sud della Juve boicotteranno la trasferta, no al calcio moderno. E c'hanno ragione, cioè, io penso che, lo so che è difficile, però penso che in questi casi i tifosi hanno una scelta. Il pensiero che faccio io poi è, il caro biglietti è allucinante, ma soprattutto a fronte di un caro biglietti, cos'è che ottengono i servizi? Di solito quando qualcuno ti propone un caro prezzi è perché hai un ritorno comunque, un qualcosa di tangibile. Un servizio, cioè migliora un servizio, voglio dire, se compri un'auto da 50.000 euro ti aspetti la qualità di un'auto da 50.000 euro, non ecco, tutto sì. Rispetto di una Fiat Punto, invece. Voglio dire, qui invece... No, anche perché per chi fa una trasferta ci sono i soldi poi dopo del viaggio, cioè non è una cosa... No, infatti al biglietto stadio aggiungi tutto il cappello, resto. Tanto di cappello ai gruppi... Okay, gli orari, i sacrifici... Poi ricordiamoci anche gli orari, le partite infrasettimanali. Però pagare 55 euro per un settore ospite, secondo me è pura follia. Senza veramente. Ridotto soprattutto. Cioè, quindi qui vuol dire proprio eliminare le famiglie. Perché se un nucleo familiare è 4 persone, moglie, marito, 2 figli, under 14, togli il ridotto. Ecco sì, poi chiedono ai tifosi di sostenere la squadra sempre, però è difficile perché in casa c'è l'abbonamento, poi compri il merchandising e poi se vuoi seguire la tua squadra in tutte le trasferte, adesso che grazie a Dio li stanno aprendo quasi a tutti, però comunque hanno dei costi notevoli, non indifferenti, per cui diventa molto difficile e credo che questa insomma, sarebbe una cosa assolutamente da rivedere, ed è una cosa che è stata fatta presente in tutti gli incontri che ci sono stati tra i tifosi e le istituzioni e ci auguriamo che prima o poi si metta mano anche a questo. Peraltro a proposito di questi incontri, non so se tu Kai hai seguito, però le cose in Italia sicuramente lo sai sono un po' cambiate, c'è stato questo protocollo d'intesa anche un po' su spinta di tante tifoserie che hanno cercato un confronto, parliamo solo di confronto, con diversi rappresentanti delle istituzioni per farli riflettere su quella che era l'attuale situazione, senza chiedere nulla, soprattutto senza scendere a compromessi e senza promettere nulla in cambio, né mai è stato chiesto, va detto per correttezza, semplicemente farli riflettere e qualcuno finalmente ha preso coscienza della situazione e le cose sono un pochino cambiate. L'abbiamo detto più volte in questa edizione che è solo un piccolo primo passo, perché poi chiaramente rimane l'articolo 9 che per noi è assolutamente importante e che riesca a decadere, per cui la battaglia non è finita, è solo cominciata, però ci sono comunque delle novità, no Alessandro? Sì, io ho notato con piacere queste novità, anche perché
francamente negli ultimi 7-8 anni sembrava proprio non muoversi una foglia dal punto di vista delle istituzioni, dico. Sì. Invece qualche passo avanti è stato fatto, la strada è ancora lunga per tornare agli anni in cui veramente non c'erano tutte queste limitazioni. Ecco, queste che vediamo, dico, sono le immagini che riguardano l'incontro in Senato dell'aprile dell'altro anno, non quest'ultimo. Quello che poi ha fatto tanto scalpore per la presenza di qualcuno, ecco, però. Cioè, è un incontro che ha comunque prodotto qualcosa, una serie di appuntamenti, questo è uno dei tanti che ha prodotto. Certo. Scusa Alessandro, se ti ho interrotto. No, la speranza è poi dopo, come sempre quando si parla, come dicevamo prima, si parlava di programmazione, di visione, che poi dopo, fra 3 mesi, il prossimo governo non torni indietro, perché poi purtroppo in Italia avviene anche così, ma che ci sia effettivamente invece un po' di, cioè che abbiano capito e che quindi qualsiasi sia lo schieramento si prosegua in questo percorso importante. Kai, tu hai seguito, non so se hai letto il protocollo e visto quali sono i punti, cosa ne pensi? Sicuramente troppo presto per cantare vittoria, anche se io sono contento che qualcosa si muove perlomeno nella direzione giusta, quindi no alla tessera, già che hanno tolto la tessera, che per me più che altro ha un valore simbolico che reale, finché abbiamo il doppione dei biglietti nominativi, mi dispiace, possono comunque decidere se farti entrare o no dietro l'articolo 9. Sì, esatto, quindi, l'articolo 9 è la cosa principale, infatti. Che comunque con o senza tessera non è che mi cambia tanto, prima non mi davano la tessera, adesso non ti danno il biglietto. Quindi come in pratica vediamo che si sbloccano cose o no, però il valore simbolico, esattamente dopo un decennio quasi di solo repressione, è importante e credo che comunque lo possiamo chiamare vittoria, sì, di tutte le persone che in un modo o l'altro hanno contestato. E comunque la Germania o il famoso modello tedesco non è che funziona o è relativamente idilliaco per le curve, perché i politici tedeschi sono brave persone e ci vogliamo tutti bene. La situazione in Germania è relativamente idilliaca perché i tifosi tutti insieme danno battaglia contro qualsiasi cosa, contro qualsiasi repressione, unendosi, facendo un sacco di iniziative anche insieme, anche tifoserie nemiche, nel nome di una causa più grande, cioè la libertà di tifare e di muoversi. Quindi è questa la base del modello, del funzionamento tedesco, che le società, la Lega, politici, polizia, eccetera, chiunque è coinvolto in tutto questo sistema calcio è costretto a trovare compromessi, e per questi compromessi bisogna combattere. E ha funzionato anche in Italia, ovviamente su scala minore, repressione più grande, passi più piccoli, ma comunque senza battaglia, senza opposizione non si ottiene mai nulla, né in Germania né in Italia. Certo, da nessuna parte, se non fai nulla sicuramente, anzi poteva essere che il prossimo step sarebbe, oltre a tessere del tifoso, il prossimo step poteva essere anche una forma di repressione ancora più grande, questo non lo sappiamo, però cioè, vista l'escalation che c'è stata, quantomeno adesso una persona può decidere se andare in trasferta o no. È vero che poi l'ultima parola aspetta ancora l'osservatore, abbiamo visto che Roma-Napoli è comunque vietata, a parte è vietata anche i possessori di tessera, insomma bisognerebbe un attimo capire, vabbè. Però qualcosa si sta muovendo, noi stessi abbiamo cominciato ad andare in trasferta dopo 7 anni, una liberazione incredibile. Comunque continueremo a parlarne, poi sentiremo qualcuno che da Modena vuole intervenire, perché a Modena c'è una situazione pesantissima, sono stati sfrattati, non hanno più lo stadio, quindi perdono la partita a tavolino, i tifosi hanno inscenato il funerale del Modena, so che insomma c'è stato qualche attrito, poi ci faremo eventualmente raccontare. Io intanto mi devo fermare.
qualche messaggio, Stefano? Sì, allora ci confermano la nostra precedente domanda riguardo al derby. Sì, il derby è a 40 euro, ma appunto questa partita, quella con la Juve, sono le uniche ad avere questo prezzo, le altre vanno da 15 a 25. Bene. Poi, con tutto il rispetto per i tifosi dell'Entella, settore ospite a Chiavari 17 euro, mi sembrano francamente eccessivi. Sì, siamo per Serie B. Sì, anche noi abbiamo più o meno... prezzi, Serie B più o meno i prezzi sono quelli. Un altro messaggio: per me vogliono alzare i prezzi, così ci guadagna Sky e Premium, ci guadagnano. No al calcio moderno e no ai poltronari. Ma insomma, mi sembra... perché questo qua è una mia personalissima opinione, gli stadi vuoti non li voglio fino a un certo punto, perché anche i diritti televisivi perdono di valore quando non c'è una cornice di pubblico, credo. Infatti, io sì so che gli operatori fanno i salti mortali per cercare di non quadrare gli spalti vuoti, quindi sicuramente un altro messaggio. Sì, il derby a 40 euro sempre. Poi da Facebook abbiamo trasmissione sempre interessante, un saluto da Cosenza. Grazie, un saluto anche a voi. Altri messaggi riguardanti la questione del Boccia, di solidarietà. Va bene. Allora, mi fermo. Abbiamo preparato un servizio diviso in due parti. Stasera abbiamo parlato del Borussia Dortmund, però va detto che insomma hanno un impatto scenografico molto forte. Fanno delle coreografie, non solo loro, però sono veramente uno spettacolo. Fanno delle cose veramente incredibili, quindi abbiamo preparato un servizio che è diviso in due parti, vediamo la prima parte, restate con noi. Giuliana e Sara a Ospitaletto Brescia in via 2 giugno 62/A, zona Trepola. Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria lotto e super enalotto, ricariche telefoniche, bolli auto e articoli per la scuola. Giuliana e Sara a Ospitaletto Brescia in via 2 giugno 62/A, telefono e fax 030 6840 484. Per i vostri menù tradizionali, ricordatevi che a Brescia, in via Rua Sovera 15, c'è il pastificio Franzoni, che prepara tanti prodotti tipici, casoncello bresciano, casoncello al bagossa, ravioli di zucca, ravioli con ricotta e spinaci, ravioli per brodo, tagliatelle, gnocchi e creme di semolino. In ogni occasione, sulla vostra tavola, non possono mancare le specialità del pastificio Franzoni, via Rua Sovera 15 a Brescia. www.pastificiofranzoni.com. Pian del Maggio è una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere il Franciacorta anche alla loro generazione, un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proscenio, Capriccio, Millumino, Furente e Anna Sorrise, il Rosé. Pian del Maggio, passione per le bollicine di qualità, amicizia e sinergia per vivere il magico mondo del Franciacorta. Pian del Maggio, telefono 030 7254 451, www.piandelmaggio.it.
E Alessandro? Lo spettacolo è questo. Cioè, nel senso che poi alla fine il bello di andare allo stadio è proprio di vedere queste coreografie, questo tifo. E in questo non è che noi italiani abbiamo da imparare da nessuno, anzi abbiamo insegnato. Assolutamente. Solo che adesso a noi è difficile fare tutto, anche se anche lì c'è un briciolo di apertura, ma giusto un briciolo, un cicilino. No, vabbè, dai. Tu mi stavi spiegando mentre andava il servizio che la manifestazione che abbiamo visto, la gente in piazza, faceva parte di? Di una manifestazione che, se non sbaglio, avevano fatto nel 2010, dove un po' quasi tutte, due o tre eccezioni ci sono sempre, ma praticamente tutte le curve erano presenti e facevano una manifestazione sulle strade di Berlino in 10.000 persone per da tutta cosa? La Germania contro la repressione. Contro cose tipo biglietto nominale, che anche là qualcuno ovviamente ha nominato, o caro prezzi, ah, sì. O il calcio spezzatino. Troppo, cioè, trasferte troppo tardi, eccetera. Contro svariate cose hanno fatto queste iniziative. Io mi ricordo, infatti, un po' di anni fa anche in Germania si voleva adottare stadi tutti seduti, poi i tifosi, c'è stata un'insurrezione popolare, alla fine, come diceva lui, hanno lasciato, cioè, uno spazio per chi vuole stare in piedi, però c'è stata una rivolta popolare. Noi in Italia magari un po' ci siamo persi perché non siamo stati molto uniti sempre nelle battaglie, forse li abbiamo perso un po'. C'era credo una domanda per adesso, biglietto nominale, mi sembra stato. Allora, sì, ma in Germania esiste biglietto nominale? E qual è il prezzo medio per un biglietto in curva in Bundesliga? Allora, biglietto nominale no, e non credo che sarebbe mai accettato in Germania, ma non solo dagli ultras, siamo molto attenti a cose come la privacy, eccetera, quindi entrare in uno stadio e dando il nome, le proprie generalità, non funzionerebbe che mai. Paradiso. Quindi qualcuno pensa a ste robe, almeno per le trasferte, ma pubblico di base è comunque contro queste cose. Prezzo medio per entrare in curva, allora, non è che vado in curva in Germania ogni weekend, ma le ultime volte, cioè al Bayern per esempio, ho sempre pagato sugli 11 euro più o meno, e credo al Dortmund è uguale. Come fra erano, 10 preciso. E 15 euro per i grandi stadi della Bundesliga mi paiono una normalità. Come da noi, preciso. Qualche altro messaggio? Sì, sempre riguardante tifoserie tedesche. Certo, che vedere tifoserie tedesche contestare la tessera del tifoso tutta italiana fa riflettere. Poi il problema è che anche gli abbonamenti pay per view sono in forte calo. Povera Italia. È vero. Verità. Infatti Mediaset Premium ha preso una batosta. Non è indifferente. Complimenti agli ultras della Juve che non andranno ad Udine per protestare contro i 55 euro del biglietto. Però secondo me dovrebbero protestare anche contro la propria società, visto che sì. Il settore ospiti dello Juventus Stadium costa 50 euro. Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Quindi è vero, bella iniziativa, però l'avete anche in casa il problema, purtroppo. E poi un commento: che spettacolo, riferito alla trasmissione da Luca. Forse era riferito al servizio. O al servizio, sì. Però spettacolo anche noi, è spettacolo che mandiamo in onda, è un servizio spettacolare. Allora, so che aveva ancora qualcosa da leggere, Stefano? No, per adesso. So che ha chiamato qualcuno da Bologna che vuole intervenire sulla questione di Modena. Ora, se la regia ci mette in contatto, questa è la serata dei saluti, quindi Stefano, so che vuoi salutare qualcuno. Sì, volevo fare un grossissimo in bocca al lupo a Giulia per la sua avventura torinese. Ecco. Ricapirà. Andata nella giungla a Torino. Ciao Giulia. Invece Kai ha un altro saluto da fare, no? Io voglio fare gli auguri alla mia ragazza. Ma gliel'ha fatti su uno striscione, me lo fate vedere, no? Perché a me uno striscione d'auguri me li ha fatti, ma non l'ha fatto mai nessuno. Fatemelo vedere perché voglio vederlo. Dov'è? Cioè, questi sono gli ultimi rimasti Lebowski nella prima categoria a Firenze, una squadra di tifosi, ragazzi ex Fiorentina che si sono fra noi rotto i coglioni del calcio moderno. Sì, rotte le scatole, hanno sono in Italia.
censurati siamo, e hanno fondato la loro società. Adesso sono in prima categoria con rischi di salire ancora più in alto e hanno 10 anni di storia, bellissima cosa. E avete esposto lo striscione ed auguri per... Vedi te? Li conosco da 10 anni e sono fantastici, comunque ho usato una citazione della Fiorentina. Io compio gli anni 7 marzo, so se... Allora no, vediamo una cosa seria, non che non sia serio il compleanno della tua fidanzata, ci mancherebbe, poco serio quello che stavo dicendo io. Dovremmo avere in collegamento, credo da Bologna, Gino, pronto? Sì, ciao, buonasera a tutti. Gino, ciao. Ecco, una domanda, ma tu sei tifoso del Modena? Sì, sì, io sono tifoso del Modena, okay. Abito da ormai 27 anni a Bologna, però... Ok. La vicinanza c'è, quindi io non ho mai abbandonato, ho mai smesso di fare la mia squadra. Senti, il Modena si ritrova praticamente senza stadio in questo momento. Dunque, il Modena, cerco di essere molto, anche perché, voglio dire, ho chiamato perché penso che ormai le cose siano abbastanza definite e l'atteggiamento un po' di noi tifosi, nella maggioranza anche quello, perché probabilmente si andrà verso il fallimento. E praticamente cosa ti voglio dire, che ci sono stati due fatti che praticamente sono successi, che poi hanno portato praticamente l'attenzione della situazione del Modena un po' a livello nazionale, no? Il funerale di 10 giorni fa, dove praticamente è stata la prima partita persa a tavolino, e poi l'aggressione a Caliendo, che lui dice di aver subito ad opera di Ultras, ma in realtà è tutto da definire sostanzialmente. Quindi io oggi mi sono interfacciato un attimo, sono riuscito a farmi rispondere dal sindaco di Modena, perché la situazione è questa praticamente, l'amministrazione ha proprio deciso, fatto anche che praticamente non apre le porte dello stadio, si perde a tavolino, in base ai passati tecnici, quindi debito non mutuo non pagato da Caliendo, società del comune subentrato come garante, quindi eccetera eccetera eccetera, ha deciso di dare corso praticamente a questi passaggi tecnici, che comunque porteranno praticamente, se il Modena perde a tavolino la prossima partita in casa il 29 ottobre, alla radiazione. Quindi io ho sperato fino all'ultimo, tutti si è sperato in città fino all'ultimo, che non tanto che il debito è forte, ci sia qualcuno che si sobbarchi tra le cose, ma che magari il comune intanto, non so, aprisse le porte dello stadio in qualche modo, eccetera, così. Ma praticamente questa scelta è stata fatta, e la conseguenza è il fallimento, cioè non c'è niente da fare, quindi a malincuore, infatti in città c'è molta rassegnazione, cioè non quello che posso dire è questo, che praticamente Caliendo era conosciuto, quindi il fatto, vabbè, che sia stato fatto in varie società eccetera, quello che stupisce è che in tutti questi anni, non sto a raccontare tutta la storia, tutti i passaggi, però voglio dire, uno come Caliendo con una società con sede in Lussemburgo, per dire, eccetera, c'erano tanti modi, a nostro parere, a mio parere anche personale, per cui una persona di questo tipo, voglio dire, se io non pago una multa, perché Modena praticamente ultimamente non pagava niente sostanzialmente, io non so che gli facesse credito, come si permettesse, no? Se andava in trasferta, c'era l'albergo pagato, cioè potevano usufruire dell'albergo, eccetera, il pullman della società, eccetera, che poi alla fine è sparito pure quello, eccetera. Però niente, questa persona ha gestito il Modena fino all'ultimo ed è stato lui a creare tutta la situazione, per cui praticamente è arrivato il comune a prendere le ultime decisioni, ma tutto, è stato sempre lui l'artefice di tutto. La cosa grave è che gli ultras in particolare, come spesso succede, sono persone che vedono un pochino più avanti degli altri, e cosa è successo? Negli ultimi anni gli allarmi, queste cose che sto dicendo io venivano dette, eccetera, purtroppo una certa parte della tifoseria, diciamo, come credo che guarda più risultati sostanzialmente, diceva che era solamente negativismo, non sostenere la squadra, eccetera. Il giornalismo, voi lo sapete anche voi come fa, certo. il giornalismo è, con tutti questi, voglio dire, il caso Parma c'era già stato, no? Quindi
voglio dire, non è che, però sembra quasi che praticamente, ecco, con un funerale, un'aggressione, i giornali parlano. A me la gente mi ferma, perché a Bologna, cioè, tutti sanno che tifo Modena, adesso tutti mi chiedono, adesso. Prima, perché? Perché la notizia, il mondo della carta stampata del diritto ai lavori, queste cose non, ed è un peccato, perché io credo che se noi ci aspettiamo, perché il Modena fallirà, ma poi voglio dire, fallirà, magari sorgerà un'altra società che non sarà il Modena, 105 anni di storia buttati dove, eccetera, e quindi poi magari con questo sistema rifallirà, e quindi perché magari tornerà in mano una persona poco seria, quindi cosa fanno gli organi del caso? Io mi domando. Gravina, che non so se leggete, no? parlo per la serie C, e poi Tavecchio, che tra 3 anni il vero problema è ridurre le società in una delle società. Questa gente parla, ecco, a parte il dispiacere, adesso magari mi sto un po' sfogando, no, ma e capiamo. Io penso che se dovete dire qualcosa mi fermo. Vai Gino. No, voglio dire questo, io credo che prima sentivo il vostro, quel ragazzo lì che parlava del Borussia Dortmund, che in Germania diceva che c'è più sistema, no? Quindi che c'è più interconnessione. Ecco, io voglio dire, faccio un esempio, io seguo la Lega Pro, la Serie C, l'anno scorso ho letto l'esempio di tante società, anche nel girone del Modena, penso al Mantova, no? Che navigava in moltissime acque, un cambio di società, una quota di 20 persone che non si sapeva che fosse, la squadra si salva, poi salta per aria tutto, e voglio dire, io l'ho imparato perché vabbè, ho passione, seguo, eccetera, i giornalisti appena, allora io dico questo, perché tra tifosi, superando a volte, perché voglio dire, è chiaro che adesso magari se Modena si riprende è toccato al Modena, magari un tifoso di un'altra squadra diceva tanto, adesso io vivo in una città che Bologna, voi sapete, adesso dopo tanti pericoli scampati hanno saputo, no? Qua sono convinti di, ecco, io credo che bisogna fare un passo avanti su questo versante e tra tifosi anche lì essere attenti, perché se aspettiamo che siano gli organi del calcio, la federazione, voglio dire, a fare qualcosa per questo, io credo che non succederà mai. No, voglio ho dire, capito. Caliendo c'ha una lì, ha un deferito, se guardate su Google lo trovate, è stato deferito per una sfilza di infrazioni, lui e il Modena, che sono enormi. Voglio dire, questa gente qua scrive una squadra in questa maniera, cioè voglio dire, pensate anche all'agonia, magari se non veniva iscritto tutta questa, diciamo, gogna mediatica, questa umiliazione non la subivamo. No, però Gino, ho capito perfettamente, ne abbiamo parlato in più di un'occasione, quando succede qualcosa in un'altra città dovrebbe essere una cosa che interessa comunque tutti, perché oggi tocca a voi ma potrebbe toccare a chiunque, e quindi sicuramente tu hai ragione, forse dovremmo avere la forza un po' di... Cioè non le informazioni dai giornali, però, le informazioni, cioè, abbiamo il titolino, perché ti faccio un esempio, no? I giornalisti, se tu senti, magari te lo dicono di sottovoce, ma faccio per dire, state attenti al Genoa, però poi succederà quel che succederà, tutto qua, non è che si va a indagare, ci si informa, ci fa rete, ci sono i social adesso, ci si può comunicare, è vero, ragazzi. È più facile comunicare, anche perché poi in queste lotte, adesso vabbè, c'è questo scontro tra il comune e la società, e poi vabbè, tu ci hai spiegato come si è mossa la società, ma a farne le spese poi sono i tifosi in effetti. Ah certo, cioè, ti faccio un esempio, cioè, per dire l'assurdo, qua hanno fatto l'abbonamento 60 persone, i fidelissimi, quasi occhi chiusi, questi qua si sono trovati che praticamente, a parte che un abbonamento in uno stadio che non c'è, si è giocato Forlì, eccetera, la gente che, cioè, si sono anche visti, conosciuti, persone buonissime così, adesso voglio dire, ma questi qua, questi che sono stati truffati, 60 persone, vabbè, però voglio dire, queste persone qua… Fossero anche due… È vero? Sei d'accordo? Per queste persone qua, chi si muove? Guarda Gino, io spero che qualcun altro di Modena magari si faccia sentire, perché per quello che vale, perché noi chiaramente non siamo una rete nazionale, però cerchiamo di muoverci come possiamo, e se fosse possibile magari raccogliere qualche altra testimonianza. Ma guarda, io mi sono adoperato su questo versante, è che c'è uno scoramento… Che, guarda, capisco perché non è che poi essere in città, io adesso sono qua, magari, però guarda, veramente c'è una depressione, cosa vuoi, cioè, la gente è arrabbiata, depressa. Cioè, giustamente.
Capisci anche cosa perché voglio... cioè, si buttano via, l'hai detto tu, 105 anni mi pare, 105 sì, sono, sì, sì, 105 sì. anni di storia, insomma, magari per una presidente ha più importanza il lato economico, via uno ne arriva un altro, non si sa da dove si ripartirà, ma per i tifosi è storia, è la propria terra, le proprie origini, le proprie radici, insomma c'è tutto un discorso di amore e di passione dietro, che è la cosa principale, e non si tiene mai conto di quello che ho detto prima, che a farne le spese davvero sono sempre i tifosi, sempre loro. Sì, 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 sì. Io vi ringrazio per lo spazio, figurati. Ti dico, io butto questo sasso, ecco, che in qualche modo, ecco, delle situazioni un attimino così, un attimino che scricchiolano, ecco, che siamo noi tifosi a farle venire fuori, poi che si dica quel che si dica, che siamo magari, perché è sempre così, no, dei disfattisti, che veniamo contro la società, però è meglio, e poi più che altro a quel punto lì, perché poi basta che mica solo quello, ci si faccia sentire nelle sedi giuste, perché ripeto, i signori del calcio, Gravina in particolare, ma anche Tavecchio, no? Sbagliano, certo. delle riforme che poi non si faranno, si fanno belli, perché voglio dire, ci sono altre società, adesso io cerco di stare attento, ma non solo perché io non ho imparato, perché in Serie C Lega Pro e Amoria, allora, sono tantissime le società che vanno malissimo a livello finanziario. Sì, 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 è vero, cioè ora Modena non è un caso isolato, e ci sono state altre situazioni simili. Io vi purtroppo. Ringrazio, vi chiedo scusa del tempo che vi ho rubato, no, figurati. Faccio tantissimi complimenti perché non la conoscevo. Grazie. Questa trasmissione, l'ho imparata per caso, grazie ai tifosi della Reggiana, lo devo dire, perché fece una trasmissione da voi che sì. mi sono riuscito sì. a vedere. Vi faccio tantissimi complimenti e diffonderò, cerco di fare nel mio piccolo, grazie. Insomma, che la platea si allarghi. Allora, Gino, facciamo così, magari credo che tu abbia lasciato un tuo recapito, magari ti contatteremo per vedere se c'è la possibilità di raccogliere qualche altra testimonianza per poterne parlare. No, se posso ancora. Anche magari fare avvicinare anche degli altri, bene. Molto volentieri. Perfetto. Ti ringrazio, in bocca al lupo. A voi, buona serata, grazie, ciao. Ecco, questa è una situazione veramente difficile. Al di là della situazione Modena, che poi dopo magari bisogna conoscere certo. bene, no, non essendo lì, però due considerazioni. Una che vale per tutte le città, quando parla di giornalismo locale, giornalismo con la G minuscola, perché il giornalista dovrebbe controllare, dovrebbe scrivere, dovrebbe trovare le informazioni, eccetera. Poi certo che se il giornalista... passa le veline. O perché i giornali e le televisioni locali hanno interessi con le società calcistiche, perché poi dopo alla fine devi avere l'ospite, devi certo. avere, e certe cose non le fai più, e vale ovunque questo. La seconda considerazione è che chiunque tu hai di fronte, qualsiasi sia il tuo presidente, tu devi fargli le pulci, devi sentire sempre il fiato sul collo da parte delle tifoserie, perché delle tifoserie, dei gruppi organizzati, dei tifosi normali, perché se tu fai così, allora lui in qualche modo deve rendere conto, deve essere il più trasparente possibile. Se non lo fai, fanno perché ovviamente sono i loro interessi. Sono gli unici a fargli le pulci, perché la cosa che trovo assurda, le società di calcio sono a tutti gli effetti delle aziende. Non c'è mai un controllo dei prerequisiti ma di questi presidenti qua, nel senso è una deroga continua. Domani da sempre. Io, lui, tu, la Milva vogliamo fare una scalata a un consiglio di amministrazione di un SRL, di un SPA, qualcuno verrà a farci le pulce, a chiederci che garanzie abbiamo, che supporto economico abbiamo, chi siamo, chi non siamo. Certo, sicuramente sì, sì. Mi trovo scandaloso questo, i giornalisti fanno ma sono passati a questo gioco qua perché, ma per 15 loro... anni i bilanci di una società che a noi cara sono passati inosservati, cioè e i bilanci erano chiari, cioè allora a questo punto dobbiamo fare noi l'analisi. Senti, di un bilancio, ora, cioè noi siamo quella città che per due mesi è stata in balia delle palle raccontate dai giornali a proposito di quello che sarebbe stato il nuovo presidente, tale Manenti, che sappiamo poi che fine ha fatto, per cui, cioè. Sì, ma siamo la stessa città in cui quest'estate qualcuno si è permesso di dire bilancio risanato. Ecco, sì, esatto. Va bene, mi devo fermare un attimo perché ho il terzo blocco. Volevi aggiungere qualcosa, Kai, su questo? I giornalisti non esistono come i tifosi.
con tutte le problematiche che ci sono, qualcuno si salva. Magari uno su 10, sì, sì, magari certo, uno su 100, certo. Ma esistono anche quei giornalisti che hanno la idea certo, originaria, molto importante per una democrazia, perché ma una certo, democrazia senza il giornalismo libero non funziona. È proprio la discriminante fra una democrazia e una non democrazia. Quindi il calcio è solo il minimo dei problemi. I tifosi che sanno, ultimo, cioè a Parma, non era un segreto che il club da 2 anni non pagava più no, né giardinieri no, né pullman né niente, però comunque poi cascono tutti dal pero, il Parma magari non ha soldi, cioè non è che sono segreti, cioè i giornalisti dovrebbero raccontare perché è questo per cui esistono, però non voglio condannare il giornalismo intero perché no, ne abbiamo certo, bisogno. Certo, cioè, per qualsiasi battaglia che abbiamo fatto in Germania, che vogliamo fare in Italia, abbiamo bisogno di raggiungere o smuovere un po' l'opinione pubblica. Però oggi, questo come diceva, non è possibile. Come diceva Gino, oggi esistono fortunatamente i social che, se usati bene, sono un mezzo di comunicazione importantissimo. Se usati bene. Assolutamente. Mi fermo, c'è l'ultimo blocco, poi vediamo la seconda parte del servizio sul Borussia Dortmund. Restate con noi. Vuoi personalizzare qualsiasi articolo di uso comune? Ci pensa Serilogo. Con attrezzature all'avanguardia, stampa su tessuto e materie plastiche, serigrafia su oggetti, anche tutto tondo, stampa digitale di banner e striscioni, decorazioni su vetrine e automezzi, incisioni a laser su articoli in metallo, legno, pelle e materie plastiche. Vuoi rendere originale la tua felpa o il tuo cappellino? Rivolgiti a Serilogo, Arezzato, Brescia, in via industriale 19. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.serilogo.com. L'azienda Betty è un'organizzazione all'avanguardia che, seguendo i più innovativi principi della logistica e del marketing, è in grado di offrire una diversificazione dei prodotti e dei servizi non comuni nel settore beverage. Un'accurata ricerca qualitativa porta quotidianamente a selezionare migliori produttori di birre e vini, sia italiani che esteri. L'azienda Betty è a Cividate al Piano Bergamo, in via Roverselli numero 2. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.betty.net. Bere Betty, vivere lo stile.
Vabbè, allora, purtroppo pochissimi minuti, però abbiamo visto gli striscioni Stadionverbot. Ecco, che vuol dire sezione di fidati? Sì, sezione di fidati. Perché mi spiegavi che questi che abbiamo visto seguono la squadra B? In alcuni video abbiamo visto quelli che seguivano la B. Cioè, allora, Sektionsstadionverbot lo portano sempre in ogni stadio per dire diffidati sempre con noi, quindi hanno lo striscione. E si può portare. Questo lo si può portare senza che i diffidati possano entrare. Però tanti di quei diffidati per la squadra vera seguono la squadra B in magari serie B o serie C, certo. Vedi, ecco, da noi invece se è diffidato non puoi andare manco a vedere le bocce quasi, e questa è una cosa carina, non possono andare a vedere la prima squadra ma non vedere la squadra B, vedi te? Vabbè. Allora, so che ci sono tantissimi messaggi e ci scusiamo se non riusciremo a leggerli tutti. Stefano, fai una carrellata. Da Reggio Emilia, domenica a Porto Gruaro, Mestre Reggiana, solo 20 euro, curva ospiti, cosa ne pensate, serie C? Insomma, non male. Bellissima trasmissione, saluti dal gruppo Vandelli, Forza Reggiana. Grazie, li saluto perché sono stati i nostri ospiti la scorsa stagione. Certo che critichiamo spesso e volentieri la Germania, ma stasera come popolo italiano non stiamo facendo una gran bella figura, almeno dal punto di vista della giustizia. Ecco. Credo che Kai abbia centrato il punto. In Germania certe dinamiche di repressione non hanno attecchito perché tutti gli ultra sono uniti nelle battaglie. In questo ci abbiamo molto da imparare. Solidarietà ai tifosi del Modena dalla Brescia Ultras. Finché vivrò, combatterò. I giornalisti sportivi, ma non solo, non si smentiscono mai. Quante società storiche sono fallite negli ultimi anni e uno responsabile di questi fallimenti dopo pochi mesi si ripresentano negli stadi come se niente fosse? Credo sia un riferimento a Ghirardi. Per esempio. Presumo. Poi un'altra domanda, Kai, gettonatissimo stasera. Se posso chiedere, secondo Kai, chi vincerà la Bundesliga quest'anno? Sembra un poco più combattuta degli altri anni, grazie, ma non siamo tiki-taka. Ho 20 secondi. Guarda, però, nel dubbio sempre il Bayern, mi dispiace. No. Va bene, c'era qualcos'altro? No. Stefano, fai il bravo. Ci sono un sacco di messaggi di solidarietà al Boccia. Al Boccia, perché sennò mi tirano le orecchie. Va bene, praticamente sono in fondo. Ecco Alessandro, purtroppo non abbiamo affrontato un argomento che ci riguarda da vicino, perché da noi, nella nostra città, insomma, è periodo di grandi cambiamenti. Pulizia di casa, dicono. Pulizia di casa. Solo lo Slo è rimasto, quello. Come è molto bravo. È una ci sono gli ex presidenti che tornano allo stadio, ma anche gli ex di Gossini che tornano. Quindi, siccome è molto bravo il nostro Slo, hanno cambiato allenatore, mandato via il direttore generale, mandato via il direttore sportivo, hanno mandato via tutti, pure la donna delle pulizie mi sa, però lo Slo quello è intoccabile. Va bene, praticamente sono in chiusura. Alessandro, volevo, siccome abbiamo detto che il nostro gruppo sta crescendo, anche Alessandro ha dato il suo contributo, non perché ne abbia sfornato uno fresco, no. Fresco. Ne ha uno, ha un figlio di quanti anni? Di dieci anni che insomma sta crescendo bene, sta crescendo molto molto bene. E lo saluto perché la partita la vede vicino a me e mi fa anche la radiocronaca. E devo dire che è bravissimo perché poi azzecca tutto, azzecca i cambi, sta tutto. Sì, credo che mi spiega la partita, è veramente bravo. Si è lanciato ultimamente, ha fatto questo. Adesso mi ha detto che vuole andare in trasferta, ma... Bravo, from father to son, ci abbiamo fatto le magliette, quindi vedi. Beato lui che può andare in trasferta. Detto fatto. Va bene, sono in chiusura. Alessandro, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere. Alla prossima. Sì, volentieri. Kai, grazie mille e spero tu riesca nel corso della stagione a tornare a trovarci. So che questa sera davvero sei stato molto gettonato. Ci sarebbero ancora molte cose da dire se avrai tempo di tornare. Sicuramente, grazie a voi tutti. Grazie di cuore, Stefano, grazie per essere stato con noi. Ci rivedremo presto tra qualche settimana ancora. Spero, è sempre un piacere. Grazie a tutti. Grazie di cuore per averci seguito. Ci si vede la settimana prossima. Vi anticipo che uno degli ospiti sarà il mitico Barone da Milano. Grazie ancora, buon proseguimento di serata. Alla prossima, ciao ciao. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare.